Peggy 18. L'aspetto che mi esalta di più in Homefront è l'originalità della premessa, l'idea di esplorare il lato dei civili, il lato umano. L'obiettivo principale della campagna single player è quello di calare il pubblico nei panni di un soldato della resistenza che lotta per il suo paese. Tutto quello che abbiamo fatto nasce da lì. Il funzionamento delle armi, come ci relazioniamo con il mondo, il tipo di missioni che affrontiamo, nasce tutto da lì. In quasi tutti gli sparatutto abbiamo l'equipaggiamento migliore, schiere di alleati e un esercito alle spalle. In questo caso siamo dei civili divenuti guerrieri della libertà e dobbiamo affrontare una forza schiacciante con dotazioni migliori delle nostre. Per questo l'azione ha un ritmo mordi e fuggi. Si hanno sempre delle grandi aspettative riguardo agli sparatutto militari. Vorremmo personaggi che siano di professionisti, ma i veri professionisti affrontano la guerra come dei robot. E qui non abbiamo dei militari di professione. Sono guerrieri della libertà, la resistenza. Sono tutti dei civili. Parlando della realizzazione di questo mondo, l'America caduta e occupata del nostro gioco, volevamo davvero stabilire dei momenti chiave, sequenze in cui si arriva a una radura e davanti a noi si vede questo mondo così grande, vasto e immenso che si rivela agli occhi. Abbiamo un'enorme veduta sull'aereo precipitato durante l'attacco EMP. È uno di quei momenti in cui si pensa, ecco qualcosa di davvero diverso, è davvero spettacolare. Vogliamo che la gente pensi, mi ricorda un luogo della mia infanzia, ma poi lo andiamo a deformare perché sembri abbandonato, sembri distrutto. Il secondo aspetto, che ritengo un autentico trionfo per tutti noi, è stata la ricerca di marchi realmente esistenti. La presenza dei marchi è davvero cruciale, perché appartengono al tessuto della vita americana. Così uno dei posti usati dai coreani come deposito è un negozio della grande distribuzione. Sono entrati e hanno riempito questo grosso spazio con le loro forniture militari. In una delle scene chiave, i giocatori approfittano dell'incursione dei militari per andare a rubare un po' di carburante. Le conseguenze della violenza sono un aspetto su cui ci siamo concentrati nel gioco. Si sa che la guerra non è una bella cosa e di solito non ne derivano molti eventi positivi. È sempre molto cupa e tragica, perciò volevamo mostrare questo elemento in Homefront, un lato che non emerge granché negli altri sparatutto. In un tipico FPS si uccide dai 30 ai 100 nemici ogni 15 o 20 minuti e si raggiunge quello che noi chiamiamo logorio da massacro. Ci si desensibilizza, non si realizza nemmeno più che si sta uccidendo esseri umani. Perciò stiamo davvero cercando di inserire delle emozioni in tutto questo, mostrare che la violenza ha delle conseguenze. Ma come possiamo spingere il giocatore a provare qualcosa o a pensare che sta uccidendo se è l'obiettivo stesso del gioco? Beh, è proprio il nodo cruciale di quello che vogliamo ottenere. Il nostro personaggio nel gioco si chiama Robert Jacobs. È un ex pilota che la resistenza ha arruolato perché ha bisogno di un elicotterista. Abbiamo Boone, un ex agente di polizia. È il leader della cellula attuale della resistenza, una sorta di figura paterna per l'intera unità. Non pensa tanto a uccidere i coreani quanto a ciò che può fare per liberare la sua gente. Connor è il combattente chiave del gruppo. È un po' selvaggio, non segue le convenzioni, ma è un uomo davvero prezioso in battaglia. Arianna è nata e cresciuta nella parte nord dello stato di New York. È una specie di cacciatrice dei boschi che si è sentita in dovere di unirsi alla resistenza e fare tutto il possibile. L'ultimo personaggio è Hopper ed è molto interessante perché è un americano di origine coreana. Porta sul viso le cicatrici delle rivolte razziali scoppiate all'inizio della guerra. Anche il resto del cast è interessante perché i civili che si incontrano hanno degli approcci del tutto diversi. Alcuni lavoreranno con noi, altri ci daranno supporto, altri ci tradiranno o ci svenderanno. In questo modo si crea attorno a questi comprimari tutta una serie di momenti memorabili. Vestiamo i panni di un uomo prigioniero di questa follia. Combattiamo insieme a gente priva di un vero addestramento, perciò quando sbagliamo delle persone soffrono, si fanno sparare e muoiono. Combattere come un civile con altri civili nell'America occupata è davvero il nocciolo dell'esperienza di Homefront ed è esattamente ciò che intendiamo offrire.